Qui? Fede, siamo venuti ad accoglierti. Sapevamo che saresti venuta. Ma davvero? Ma che bravi! Bene, allora, visto che siete così preparati, sapete che io faccio un programma su Rai 2 che si chiama... Penne meravigliose! Come hanno studiato, bravissimi. Voi siete di Penne, giusto? La maggior parte di Penne, anche dei paesi limitrofi. Io ho studiato a Penne come voi, perché Penne dà la possibilità a tutti i ragazzi della zona dell'Interland pescarese di studiare. Federica, ecco, ciao, anche qui stai? C'è il mio professore, ragazzi, questo è un vero professore, non è come me. Professore, ci sono tantissime iniziative didattiche, no? So che ci sono anche dei presidi che coinvolgono i ragazzi in maniera totale. Tanti progetti che Penne, l'Interland di Penne si presta. Da ultimo qui c'è stata una bellissima manifestazione con Scienza Under 18 e poi ci sarà ancora una giornata della scienza, la notte della scienza, ci saranno scienziati che hanno studiato anche a Penne. Sì. Quindi ragazzi, tutti presenti per questa magnifica giornata. Io però, professore, appuntamento con uno storico del paese, un architetto che può raccontarci meglio quelle che sono le particolarità della bellissima Penne. Grazie ragazzi! Grazie a te. Puntuale per l'appuntamento con l'architetto, piacere, ben trovato, architetto, diciamolo, Antonio Di Vincenzo, che oltre a conoscere molto bene la storia di Penne e l'architettura delle strutture di Penne, lei conosce degli aneddoti particolari proprio sulla storia antica che riguarda questa splendida cittadina. Sì, certo. Andiamo insieme a scoprire le curiosità. Andiamo. Antonio, questa passeggiata a Penne è ricca di emozioni visive e soprattutto di nozioni storiche. Sì. Questa, ad esempio? È il monumento di Pietro Cascella, che raffigura la Porta dei Tori, ed è stata collocata in questo punto, che è appunto la Piazza del Duomo, proprio per traguardare le nostre montagne, quindi il Gran Sasso d'Italia. Antonio, siamo sul punto più alto di Penne. Sì, siamo a circa 450 metri sul livello del mare. Qui sorgeva l'Acropoli, giusto? Sì. Tra cui sorgeva anche il Tempio della Dea Vesta. Sì, il Tempio della Dea Vesta ed altri templi. E proprio sulle rovine del Tempio della Dea Vesta è stata poi edificata la cattedrale, intitolata al nostro santo patrono San Massimo, San Massimo e la Madonna degli Angeli. Ma mi avete fatto la multa? Ho parcheggiato male? Sì! Ai ai ai, Marco! Però conosco il comandante dei vigili. 203 multe. 203 multe? Io conosco il comandante, ma comandante, ma mi hanno fatto la multa? Sì, è una multa morale. Qui a Penne da parecchi anni portiamo avanti questo progetto e prevede sia le lezioni a scuola che poi per strada, per loro conoscono il territorio, gli automobilisti indisciplinati si beccano lo zero in condotta. Grazie comandante, complimenti per questa splendida iniziativa, ma io insieme a Antonio vado nella splendida norcineria di Penne. Ciao bimbi! Ciao! Eccoci Antonio nella splendida norcineria, famosa norcineria della provincia di Pescara. Ma che colori fantastici, questo banco è meraviglioso. Ma quali sono i prodotti, Alberto? Allora, noi facciamo la ventricina dolce e quella piccante da spalmare sul pane, che
molto buona da mangiare in questo modo, se no da farci le bruschette. Dopo prepariamo gli arrosticini. Gli arrosticini, sì, che infilziamo a mano e sono prodotti tipici della nostra zona. Arrosticini però sono di pecora, non sì, sono sì, di sono sui. Solo di pecora. Sono solo di pecora e vanno cucinati rigorosamente alla brace. Perfetto. C'è però un prodotto che a me piace moltissimo, la è la una salsiccia di fegato al miele. Al miele. Che noi prepariamo da mangiare cruda, sì, e dopo arrivata sempre messiccata, arrivata in stagionatura, dopo viene messa o sotto vuoto o se no lo mettiamo nei barattoli sott'olio. Bene, io ringrazio il signor Alberto Della Pelle con la moglie e il collaboratore che prepara arrosticini a go go, come si dice, e poi magari li mangeremo insieme. Ringrazio l'architetto per la bellissima passeggiata insieme. È arrivato il momento però di passare a un'altra eccellenza, l'eccellenza dello sport, l'eccellenza di un vero mister, un mister che ha portato la sua squadra direttamente in Serie A. Andiamo a vedere. Poco qui si animerà di tifosi perché ci sarà una mega festa dedicata appunto alla squadra del Pescara, nata nel 1936 e tra anni di successi e insuccessi oggi può vantare ancora e può dire ad alta voce di essere di nuovo in Serie A. Se siamo fortunati riusciremo, oltre a qualche giocatore, a beccare lui, il grande, il mister Zeman. Venite con me. Trovo con l'orgoglio il mister del Pescara che ormai è in Serie A, possiamo dirlo, e abbiamo ottenuto questa grande vittoria anche grazie al suo intervento in questa squadra. Lei è arrivato a Pescara, nella cittadina della splendida Abruzzo. Quali sono, mister, le sue prime sensazioni che ha ricevuto, che le hanno toccato profondamente il cuore? Beh, io sono arrivato dall'Abruzzo, poi specificamente a Pescara, sapendo che c'è mare, che c'è sole e che si sta bene. Beh, il tifo del Pescara è un tifo molto caloroso. Lei ha avuto problemi con i tifosi del Pescara oppure è andato sempre tutto per il meglio? Noi non abbiamo mai avuto problemi durante questa stagione, anche se sicuramente qualche partita abbiamo persa, anche tre di seguito, ma i tifosi non si sono mai allontanati, allora, ci hanno seguito sempre con ore molto numerose. Mister, ho preparato questa, che è una maglietta per lei, mi sono permessa di autografarla, ma è solo per farle ricordare il mio nome. Questa è per lei. Cioè, leggibile? Sì, leggibile. Va bene, ho fatto anche il cuoricino, questa è la maglietta di Terre Meravigliose. Grazie tante. E io però prendo questa, se permette, che è tutta la sua fantastica squadra del Pescara, che ormai possiamo gridare ad alta voce che è in Serie A, grazie anche al mister Zeman. Sansovini, attaccante del Pescara, tanti gol quest'anno, Marco, quanti con esattezza? Quest'anno 16. Ti eri preposto qualcosa che non sei riuscito ad ottenere oppure pensi di aver ottenuto tutto quest'anno? Penso proprio di aver raggiunto tutti gli obiettivi veramente, quindi sono veramente strafelice, contentissimo e penso a godermi questi momenti. Portiere del Pescara, Luca, ma questo mister Zeman, ha dato un tocco in più alla squadra? Ma anche di più di un tocco in più sicuramente, ci ha messo del suo sicuramente, vi ha dato spettacolo con una squadra molto giovane che magari alcuni non avevano fatto ancora la Serie B, quindi penso che sia stato l'uomo in più in campo.
sono immersa negli uliveti della bellissima Moscufo. Sull'origine del nome non c'è chiarezza, potrebbe derivare da Moscosus, nome di un capo longobardo che qui venne a porre il suo accampamento. Oggi vi sorge l'abbazia di Santa Maria del Lago. Chiesa romanica, anticamente detta così per via della vicinanza del bosco. Era un'abbazia benedettina, con eleganti affreschi del XII secolo, purtroppo però parzialmente sbiaditi dal tempo. Ma il vero capolavoro della chiesa è l'ambone, tribuna provvista di balaustra e leggio, del maestro Nicodemo da Guardiagrele. Moscufo, oltre ad avere splendidi gioielli architettonici, insieme ai comuni di Pianella e Loreto a Prutino formano il triangolo d'oro dell'olio. Andiamo a scoprire le caratteristiche di questo prezioso prodotto. Per capire i segreti di questo olio eccezionale siamo tornati indietro nel tempo e ci troviamo in un antico frantoio, in compagnia di Silvano Ferri, presidente del consorzio tutela DOP a Prutino Pescarese. Presidente, questa è una vecchia macina, giusto? Sì, è una vecchia macina trainata da un asino, perché era faticoso e quindi si chiedeva la collaborazione a un animale molto docile e servizievole. Quello che noi vedremo, le presse, anche il cambiamento tecnologico di prima e seconda generazione, perché abbiamo qui le presse che hanno l'anima in acciaio e quindi già è un'evoluzione. Questa è l'anima in acciaio. È la vite in acciaio e quindi già è un'evoluzione tecnologica, se vogliamo, importante del fine 800. Qui abbiamo i fiscoli che sono completamente diversi rispetto a quelli attuali e moderni, perché venivano la pasta delle sono olive più spessi, no? Sì, ma veniva imbucata all'interno di questi spazi e poi facciamo vedere. E poi praticamente attraverso una pressione che veniva girato sempre con un argano, che era questo marchingegno molto importante, che faceva scendere attraverso la pressione, quindi della pasta delle olive, e usciva un prodotto che era, diciamo, ancora non utilizzabile, perché era acqua di vegetazione e olive. Io direi di passare da questo vecchio frantoio e andare a visitare un nuovo frantoio con tecnologie moderne che agevolano l'opera dell'uomo. Nel frattempo, se lei è d'accordo, facciamo anche un mini corso di degustazione dell'olio. Ah, io sono d'accordissimo, perché è importante conoscere e riconoscere un olio di qualità, perché un olio di qualità deve avere assolutamente le caratteristiche fondamentali. Poi da Loreto, se faccio parte anch'io del triangolo, quindi devo quindi giochiamo in casa. Giochiamo in casa. Andiamo, presidente. Bene, presidente, dal vecchio frantoio adesso ci troviamo in un nuovo oleificio. Ringraziamo pertanto Luigi di Giandomenico che ci ha aperto le porte di casa sua. E siamo qui, vediamo alle nostre spalle, questa è la fase finale, diciamo, di imbottigliamento, giusto, dell'olio. E poi si passa alla fase della vendita e poi magari anche alla fase della degustazione che noi faremo. Ecco, tante sono le nuove tecniche moderne, noi abbiamo conosciuto le vecchie. Una particolarità che rende più facile la lavorazione, qual è? Ma intanto c'è una rivoluzione tecnologica. Con i frantoi continui moderni praticamente si passa da quello che era l'artigianalità, se vogliamo, la provvisorietà, sotto tutti gli aspetti qualitativi, quantitativi ed economici. Un impianto frantoio continuo moderno ha tutte queste caratteristiche, assicura un prodotto igienicamente sano, perfetto, che non ha mai difetti. Presidente, questa ampollina a cosa serve? Così l'ignoranza. Ma questo è un bicchiere per fare l'assaggio dell'olio. Presidente, è molto buono, però a casa mia per assaggiare l'olio si usa fare questo, perché vedo anche dell'ottimo pane, mettiamo un pochino d'olio e lo assaggiamo così. Adesso io le saprei dire com'è questo olio. Buonissimo. Certo, non poteva essere diverso. Buonissimo. E devo dire una cosa, che si vede che lei è cresciuto con pane e olio. Beh, cioè, è vero. Da perfetta abruzzese, quindi. È vero. Bene, io adesso lascio qui in pane e olio, ma andiamo a scoprire questo olio come viene usato per molti piatti, soprattutto quelli tradizionali.
contentissima per il mio momento preferito, è quello del piatto tipico, e sono in compagnia di Cristian Ferretti nella sua splendida cucina, che è il cuoco della Federazione Italiana Cuochi di Pescara, giusto Cristian? Sì, sì. Cosa ci prepari oggi? Il tondino del Tavo nel ristretto di Scampi. Buono, tondino del Tavo perché è della zona, no? Si produce, sì, in zona. Sì, il tondino del Tavo è un fagiolo, è un legume che si produce nella zona di Loreto Crutino, ma non solo. Si produce dal comune di Farindola a Cappelle sul Tavo. In questa vallata questo fagiolo era reputato come la carne dei poveri. Bene, ingredienti per 4 persone. 200 g di fagiolo tondino del Tavo messi in ammollo 12 ore prima, 400 g di scampo nostrano dell'Adriatico, l'olio extravergine DOP Aprutino Pescarese, 40 g di Trebbiano d'Abruzzo, aglio rosso di Sulmona, peperone dolce secco, un rametto di rosmarino, prezzemolo tritato, sale quanto basta e dei crostini di pane precedentemente fritti. E siamo pronti per preparare questo piatto delizioso. Allora, prima dobbiamo fare una cosa. Prendiamo i fagioli, sì, e li dobbiamo mettere a bollire per, sì, 2 ore. Dobbiamo andare a preparare il ristretto di scampi. Allora, decapitiamo gli scampi in questo modo. È semplicissimo, vedi? Io la faccio anch'io, guarda. Bravo. Prendiamo la casseruola. Prendiamo sicuramente l'olio buonissimo. Perfetto. Sì. L'aglio di Sulmona. L'aglio di Sulmona. Mettiamo dentro l'aglio. I peperoni secchi. Il rametto del rosmarino. Perfetto. E adesso facciamo scendere gli scampi. Posso? Vino bianco. Vino bianco. Ecco. Perfetto. E facciamo ben sfruttare. Quindi poi tutta questa parte, diciamo, di code, teste, va, sì, gettata, va buttata via. Adesso dobbiamo aggiungere quelle code di scampi, ecco, precedentemente qui sgusciate. Ecco qui. Già in mano un odorino. Con gli scampi, con i fagioli. Un rametto di rosmarino. E alla fine il banto della gastronomia mediterranea. Eccolo qua, un l'olio filo. L'olio extravergine DOP Aprutino Pescarese. Eccolo qua. Prontissimi. E adesso, cari signori, io assaggio, perché questo è il mio momento preferito. Buonissimissimissimo. Bene Cristian, buonissimo, però adesso io non brindo con te, perché vado nella vicina Rosciano, dove c'è l'eccellenza del vino della zona. Venite con me. Siamo a Rosciano, città del vino, nel cuore dei migliori vitigni abruzzesi. Qui nasce il meraviglioso prodotto riconosciuto in tutto il mondo. Andiamo a scoprire quali sono le particolarità che lo rendono unico. Per saperne di più mi avvalgo della conoscenza del presidente della Confindustria Pescara, il dottor Enrico Maramiero. Benvenuta. Grazie dottore, che splendidi vitigni vedo qui. Grazie. Ma chiedo subito una cosa, ma la particolarità di questo vino da dove viene? Dalla terra? Assolutamente sì, esattamente da quello che vedete intorno a voi. Noi da qui siamo sulle colline dei Pescaresi, a Rosciano, e abbiamo alle nostre spalle il Gran Sasso e la Maiella e di fronte a noi il mare. E questo è il microclima che caratterizza i nostri vigneti e il nostro vino, insieme alla tipologia di terreno che è di origine calcarea. Il presidente è stato chiarissimo, adesso io direi di andare nelle cantine. Assolutamente sì. Andiamo. Andiamo. Siamo, questa è, possiamo chiamarla, sala dei trofei, dei, sì, riconoscimenti. Qui infatti abbiamo raccolto tutti i premi che abbiamo vinto nei diversi concorsi internazionali. La grande soddisfazione è andare con i nostri vitigni autoctoni, il Trebbiano e il Montepulciano, in terra di Francia a vincere questi premi.
Naturalmente adesso, prima di andare in sala barricaia, io gradirei che tu ci lasciassi un ricordo di questa visita in cantina. Ma con molto con una piacere. Firma nel nostro registro. Con molto piacere, e direi anche di firmare con Terre Meravigliose. Assolutamente. My baby is chaos for me. Dottor Maramiero, qui siamo nella barricaia dove il vino riposa in queste splendide botti. Come avviene questo riposo? E cosa hanno di particolare queste botti? La barricaia e la barrique è sicuramente un mondo molto molto particolare, perché è uno strumento per affinare il vino fantastico, perché permette al vino di evolversi, di maturare attraverso un leggero contatto con l'aria, che avviene attraverso l'osmosi del legno. È per questo che utilizziamo anche legni diverse. Queste, le barrique, sono dei contenitori che di solito hanno una capienza di 225 litri, ma sono fatti di legni diversi. Cambiando la granulometria c'è un diverso tipo di contatto praticamente con l'aria, quindi una evoluzione più veloce o meno veloce. In più l'altro elemento importante è la tostatura della barrique. La tostatura è rappresentata dal contatto della fiamma, del fuoco, con il legno nel momento in cui si devono incurvare le doghe. Più è forte la tostatura e più velocemente c'è il rilascio delle sostanze del legno, in particolare la vaniglina, al vino. Dottor Maramiero, adesso noi abbiamo imparato veramente bene il procedimento del vino prima che arrivi nelle nostre tavole. Abbiamo lasciato l'Abruzzo per pochissimo, siamo arrivati a Roma perché il prossimo ospite si trova qui. Lui non si ferma mai, è un giornalista che ama tantissimo la nostra penisola, soprattutto l'Abruzzo. Andiamo a scoprire chi è. C'è un detto che dice: se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Sono venuta qui a trovare nel posto di lavoro, perché lavora sempre, Osvaldo Bevilacqua, grande ciao, Osvaldo Bevilacqua. Ti chiamano Vagamondo. Sì, non vagabondo, attenzione. Vagamondo, partiamo dal presupposto che vorrei tanto diventare anch'io vagamondo come te. Beh, perché sì, hai girato tantissimi posti. Bella esperienza, è un lavoro che ti dà sempre entusiasmo, ti dà sempre calma. Non ti annoi, da carica, perché vedi, tanti mi dicono: ma dopo 33 anni fai ancora Sereno Variabile, ma come sei al timone di questo grandissimo. Ma va benissimo, io sono felice, perché è un modo di conoscere sempre situazioni nuove, ma soprattutto gente, umanità. Osvaldo, noi in questa puntata parliamo dell'Abruzzo. Tu sei un amante della nostra bellissima penisola, ma soprattutto di questa regione. La terra d'Abruzzo penso che sia una delle poche regioni che ti può offrire tutto: il mare, la montagna, i piccoli borghi da scoprire. Ci si può andare d'inverno, ci si può andare d'estate, perché in montagna i bellissimi parchi. Ci si va. E poi è la regione, quindi questo è un primato, è un Guinness, con ben 3 parchi nazionali. Ma oltre ad Osvaldo Bevilacqua e a Federica, venuto abruzzese, sappiamo che c'è c'è stato un personaggio amato in tutto il mondo, Giovanni Paolo II, questo papa meraviglioso che era amato e a sua volta anche lui aveva degli amori su alcuni lembi d'Italia, del nostro paese. Sono poche le persone invece che conoscono quante volte lui è stato in Abruzzo in incognito, ma... e andava a sciare, naturalmente camuffato, nascosto dagli occhialoni, il cappello, difficilmente si poteva, infatti qualche volta che ha avuto contatto con altri sciatori nessuno l'ha riconosciuto, tranne una volta quel famoso incontro con il bambino, il quale è andato dai genitori dicendo: ho visto il Papa. Nessuno gli ha creduto. Il pomeriggio poi è uscita la notizia che il Papa era stato a sciare lì. Parliamo dell'Aquila, capoluogo abruzzese. L'Aquila... mi viene già un nodo alla gola, esatto. Però ecco, adesso non è più il tempo di commuoversi quando si parla dell'Aquila, adesso è il tempo di reagire. Di reagire, come stanno facendo gli stessi aquilani. Perché ho visto un fervore, a parte che già nei primi giorni dopo questo evento sismico sconvolgente hanno continuato, e anche qualche albergo è rimasto in piedi. Adesso ci sono stati altri giovani imprenditori, altri ragazzi che hanno iniziato delle nuove attività, per esempio Scherza col Cuoco, simpaticissima questa iniziativa fatta da aquilani, che anche durante l'estate
o a settembre, si possono fare corsi di cucina, ma non soltanto internazionale o nazionale, ma soprattutto aquilana, abruzzese. E invece pensa che un giovane, un giovanissimo di 24 anni, Matteo Gizzi, praticamente è riuscito nel giro di un anno a coinvolgere tutti i big, i VIP dell'Aquila, della provincia, dell'Abruzzo, ha costituito, e già è a buon punto, ormai dovrebbe essere operativa da qualche mese, la banca cooperativa dell'Aquila. E c'è un piccolo borgo antico, si chiama Santi di Preturo. Questo borgo rivive grazie agli antichi mestieri, ci sono le donne che nei weekend, durante le feste, si mettono lì sulla piazzetta, portano avanti le tradizioni e fanno vedere come si ancora adesso fanno dei lavori che poi vendono. Ma soprattutto questo borgo ha un campo da golf a livello internazionale, 18 buche, dove parliamo di una cosa molto grande. Ma una cosa grande che non è stata fatta dai soliti stranieri che sono sbarcati in Italia. Investitore. Ma è stata fatta da un abruzzese, un aquilano. Osvaldo, noi siamo venuti qui, ti abbiamo disturbato, tu sei al lavoro. Vogliamo capire perché ancora adesso sei al lavoro. Perché il 14 luglio riprende l'edizione, lo dico anche al pubblico, estiva di Serena Variabile, alle 13.30, quindi non nella collocazione del pomeriggio del sabato, ma sempre il sabato alle 13.30, subito dopo il TG2, con il mondo da scoprire, ma soprattutto l'Italia da scoprire, e quindi anche l'Abruzzo. E grazie a Osvaldo Bevilacqua. Grazie a te, ciao. Grazie. E adesso un importante comunicato. È attiva la raccolta fondi per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal terremoto. Dona 2 euro inviando un sms o chiamando da rete fissa al 45500. Un piccolo gesto per un grande risultato. Aiutiamoli. Dall'alto delle montagne abruzzesi siamo scesi nel litorale del mare Adriatico, anche quest'anno bandiera blu. Andiamo a scoprire un tipo di pesca molto particolare. Ho già un amico che mi sta aspettando. Fede! Oi Robby! Senti, io nell'attesa, visto che tu sei sempre in ritardo, mi sono rilassata. Hai fatto benissimo. E ho scelto il modo migliore. Certo, sbrighiamoci però, che ti devo far vedere tante belle cose. Andiamo. Federica in mezzo al mare, andiamo. Siamo noi, prego. Federica, questi si chiamano in italiano trabocchi, mentre in dialetto trabucchi. Ma tu sai che hanno ispirato anche il grande D'Annunzio con il trionfo della morte. Lui pensava che D'Annunzio fossero... qui è di casa, lo so, qui pensavano addirittura che fossero dei ragni giganti. Ma questo trabocco è tipico abruzzese oppure... Tipico abruzzese. E tu devi pensare che nella seconda guerra mondiale servirono moltissimo anche per gli alleati questi trabocchi, perché quando qui c'era proprio il passaggio dei tedeschi, quindi con tutto quello che successe nella seconda guerra bellica, e praticamente all'interno di questi trabocchi i contadini cercavano di salvaguardare proprio gli italiani, e quindi facevano da vedetta un po' per quello che erano le motovedette che passavano tedesche. Poi Roberto, questo tipo di pesca è anche poco inquinante, perché insomma non vanno barche a mare, quindi non c'è... Ma tu c'è... lo sai che qui è tutto bandiera blu dappertutto, sì, Federica, sì, poi sì, tu sei un abruzzese d'occa, chi meglio di te, Fede, no? Certo. Ma come funziona, Roberto? In questo momento stanno issando una grande rete ed è semplicissimo, praticamente mettono la rete a bagno. Su questi pali che sembrano un po' dei ragni. Sembrano proprio dei ragni veri e propri, e poi la rete praticamente viene issata dopo circa dalle 4 alle 6 ore, a secondo anche la pesca. Ma c'è una cosa che bisogna raccontare proprio in questa località, che praticamente è dal 2005 che pescano direttamente per i turisti che arrivano, cioè molti americani, molti tedeschi arrivano qua. Quindi i signori pesce, puoi scegliere tranquillamente. Vediamo adesso cosa stanno tirando su, magari scegliamo, andiamo a vedere, sì. Sì, magari scegliamo anche noi un po' di pesce e ce lo mangiamo. Una seppia, vedo una seppia, la seppia, sì. Andiamo, va bene, risotto con la seppia. Roberto,
Roberto, io direi di chiedere subito al giovanissimo Tommaso, che porta avanti questa tradizione insieme al papà da 4 generazioni, un po' di informazioni, giusto? Sì, è proprio così. Il mio bisnonno, diciamo, che fu la prima generazione, l'ha tramandata a mio nonno. Mio nonno... A tuo papà? A mio papà, e mio papà in futuro la tramanderà a me. Ma tu già... Mamma che cucina. Esatto, però lui già è attivo da sì, quando era diciamo che già sono appassionato di questa pesca e dei trabocchi. E abbiamo 2 tipologie di pesca, abbiamo questa tipologia qua, che è diciamo la principale, che si chiama la bilancia. Abbiamo la seconda tipologia di pesca, che è quest'altra rete, e sono le reti da posta. La scendiamo la sera e la mattina all'alba la veniamo a ritirare. Pesce tipico della zona? Che voi... Della zona sono le seppie. Sì, che abbiamo diciamo, visto. Sì, che adesso è il periodo. E poi abbiamo le acciughe, dei saraghi, delle occhiate, le mormore. Tommaso, io vedo già un movimento particolare che a me piace tanto. Tavolo apparecchiato. E vedo anche tua mamma in cucina. Sì, andiamo lei sta cucinando e sta preparando qualcosina di buono. Andiamo a controllare. Andiamo insieme. Tutti andiamo insieme. Bandita, grazie alla signora Pina che ci porta queste splendide alici. Io direi di fare un brindisi, ringraziamo Tommaso per l'ospitalità, ringraziamo la signora Pina, ringrazio anche te Roberto, okay, mi siedo, mangio, ma poi proseguo. Siamo in provincia dell'Aquila, Pesco Costanzo, paese che appartiene alla comunità montana dell'Alto Sangro e all'altopiano delle 5 miglia. Dopo il terremoto del 1456 e al successivo intervento delle maestranze lombarde, l'aspetto urbanistico del borgo cambiò. Ma la loro impronta non si riversò soltanto sull'aspetto sociale e culturale del paese, soprattutto nell'artigianato. Questa è la cannatora, la tipica collana di lavorazione artigianale tramandata nei secoli qui a Pesco Costanzo. Con me il signor Luigi Sette, buongiorno. Storico, esperto storico delle tradizioni del posto, abruzzese. Sì. Allora, questa lavorazione in che consiste? Beh, guardi, la lavorazione di questa cannatura, cioè di questo girocollo, è un laminato realizzato diciamo con un sistema molto particolare che impegna l'orafo, perché va con un punteruolo su cui è incisa la, diciamo, il disegno, viene realizzato a metà. I chicchi che formano la cannatura sono leggerissimi, vuoti dentro, a sbalzo, vengono lavorati da loro, dall'orafo, su una base di lastra di piombo, su, poi per indurirlo sul rame, eccetera, eccetera, sino ad arrivare poi alla saldatura delle due parti che formano il chicco e unire il chicco all'altro e così via, con una diciamo metodica ricorrente anche oggi. C'è però un altro gioiello, un altro monile molto particolare che qui diciamo è famosissimo. Beh, qui abbiamo una bellissima presuntuosa, facciamola vedere. Oltretutto di grandi dimensioni, ce ne sono di diverse fogge, di diverse misure, e questo era un gioiello che solitamente il fidanzato, anche ai tempi della transumanza, degli antichi tratturi, regalava alla fidanzata come impegno d'amore e come impegno del matrimonio quando sarebbe tornato. Signor Luigi, ricordiamo un appuntamento importante che si terrà proprio qui a Pesco Costanzo dal 21 al 27 agosto, dove si terrà una grande esposizione, una grande vetrina per tutto l'artigianato locale. Monili e merletti, i 500 anni della cannatura, un evento ad portata nazionale in cui saranno presenti tutti i lavori d'eccellenza del nostro artigianato. Quindi vi ricordo l'appuntamento qui a Pesco Costanzo dal 21 al 27 agosto, ma adesso noi andiamo nella vicina Villetta Barrea. Abbiamo
scelto uno dei mezzi più ecologici proprio per arrivare qui a, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo a Villetta Barrea, che insieme ai comuni di Pescasseroli, Civitella Alfedena e Opi si trovano proprio all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, il parco più antico d'Italia. Pensate, quest'anno compie 90 anni. Andiamo a scoprire quali sono adesso le particolarità del posto. Grascia, il tipico movimento, ovvero il lancio dei confetti e del riso che si fa al corteo della Dodda, un corteo di tradizione nuziale dedicato alla sposa. Si va proprio a portare, a far vedere a tutto il paese, alle comare della sposa e anche ai parenti, la dote di quest'ultima. Signora Anna, dunque, questo corteo era dedicato alle giovani spose, alle giovani coppie, sì, giusto, che si sposavano. Sì. In realtà cosa succedeva? Succedeva che il corredo della sposa si trasportava da casa della sposa dove dovevano andare a abitare gli sposi. E sì, tutto questo perché? Per far conoscere la dote della sposa? Della sposa, sì. E quindi che significa? Già da lì si poteva capire se questa sposa era ricca o povera, se aveva tante cose o se no. Ma il banchetto era sempre uguale a casa di tutte le spose oppure anche più o meno sì. Andiamo a vedere il banchetto allora. Lo porto io? Stiamo per raggiungere il banchetto nuziale, giusto? Il banchetto della sposa. Della Dodda. Allora io riconsegno, eccola qui, la dote. Ma quanta gente! Addirittura il riso e confetti! Che bello! Allora, mamma mia, che tavola imbandita, signora Anna, quanti dolci! Tutti dolci tipici! Sì. Queste sono le scruppelle. Scruppelle. Le cancelle. Cancelle. Questi sono torroncini brutti e buoni. Fatti a base di mandorle, sì, giusto? Sì. E poi li abbiamo? I torcinelli. I torcinelli, prendiamo un torcinello, eccolo qua. Allora, signora Anna, questa praticamente è la conclusione, giusto, di questa parata, chiamiamola sì, così, questa manifestazione che voi rievocate, che sì, da un po' di anni avete ricominciato sì, a riproporre, giusto? Ai giovani, almeno per far conoscere le tradizioni, insomma. Beh, è una bellissima cosa. Poi, dopo questo banchetto, noi auguriamo alla sposa che il matrimonio vada a buon fine. Bene, ringraziamo l'associazione Pietra Amara e rimanete con noi perché c'è un'altra curiosità. Sono immersa nel Parco della Maiella. Pensate che soltanto in questa zona sorgono oltre 40 eremi. Noi ci troviamo nell'eremo di Santo Spirito. Ma adesso andiamo a scoprire quali sono le particolarità e le storie accadute negli anni in questo posto spirituale. Raccontarci la storia e la particolarità di questi luoghi, il professor Giampiero Antonioli, esperto di storia e antropologia. Sono onorata che lei ha accettato il nostro invito per raccontarci le meraviglie di questi luoghi. Qui siamo nell'eremo di Santo Spirito. Santo Spirito, questo è il punto più importante di un quadrilatero molto particolare. Pochi lo sanno, anche tra gli studiosi, che proprio sulla Maiella troviamo materializzate alcune delle cose che soddisfano il bisogno di curiosità rispetto ai più grandi misteri dell'umanità. E parliamo, che ne so, dei Templari, parliamo di cose legate ai presunti extraterrestri che sono arrivati sulla Terra 5 milioni fa, parliamo della grande massoneria egizia antica, eccetera, eccetera, eccetera. Attraverso un percorso di chiese e monasteri e varie opere d'arte si trovano testimonianze di tutti questi misteri, ma in un legame molto logico, molto semplice anche da leggere volendo. E la summa, anche spirituale, è proprio l'eremo di Santo Spirito. Però tutte queste cose vorrei continuare a raccontartele camminando e raggiungendo gli affreschi del 1200 che ci aspettano all'ingresso dell'eremo. Con vero piacere. Andiamo.
Questo eremo, che è stato fondato intorno all'anno 1000, con precisione non si sa l'anno di fondazione, divenne molto famoso perché poi venne abitato da Papa Celestino V, che è stato l'unico Papa nella storia del Papato che rinunciò al mandato papale, ritenendo che l'incarico di governare la Chiesa di quei tempi, una Chiesa piena di conflitti, di contraddizioni, fosse troppo gravoso e, dicono gli storici, forse anche portasse a dover accettare troppi compromessi per una persona così pulita e così innocente come Pietro da Morrone, poi chiamato Celestino V quando fatto Papa. Ma perché questo diventò a un certo punto un posto così importante per tutta la cristianità? Perché c'è una testimonianza pletorica, non una persona o due persone, ma centinaia e centinaia di persone che testimoniarono con fonti diverse nel 1249 di un presunto miracolo che qua avvenne, ovvero una notte suonò la campana del monastero e continuava a suonare, a rintoccare, ma gentilmente. I cittadini delle valli qui intorno cominciarono a salire venendo qua sopra. A un certo punto dicono che il cielo si squarciò, anche se era il tramonto. Celestino V, che nessuno vedeva da molto tempo, apparve dalla finestra della sua cella con un grande sorriso e dal cielo squarciato all'improvviso apparvero Re David con l'arca dell'alleanza che lo precedeva, San Giovanni Battista e sotto la Madonna. La cosa curiosa è che qua la gente che è accorsa dalle campagne è accorsa da posti diversi. E un'altra cosa che è veramente molto importante culturalmente e che, siccome proprio in Abruzzo si è creata la Federazione Sannita molti molti anni fa, furono proprio loro, i Sanniti, la prima federazione politica che diede addirittura il voto alle donne, a coniare una parola tanto importante per noi, perché loro per la prima volta chiamarono la loro nazione Italia e la stamparono sulla loro moneta. Grazie professore, io starei qui ad ascoltarla per ore, ma devo andare. Con lo spirito patriottistico, come si dice, vado per il gran finale perché ho degli amici che mi stanno aspettando. Andiamo. Di San Domenico, pittoresca location, addobbata per noi direi a festa. Troviamo subito un quadro medievale, una ricostruzione medievale con dei cavalieri che lottano. Ecco, c'è il colpo di grazia. Cavaliere, stanco? Ha lottato? L'addestramento è sempre duro. È duro. Vedo qui uno splendido quadro di una rievocazione medievale, giusto? Sì, è un quadretto di vita della seconda metà del XIII secolo. È un po' affannato, è un po' affannato dopo la lotta. Il nostro periodo di riferimento ufficiale qui del Consorzio Europeo di Rievocazione Storica di cui facciamo parte. Grazie cavaliere, io la faccio riposare perché la sento un pochino affannato. Andiamo avanti perché c'è un altro quadro molto carino, molto pittoresco, perché hanno dei costumi particolari e sono il gruppo degli scacchisti di Penne, un gruppo di ragazzi, baldi giovani, vedo qui. Ciao Federico. Ben ritrovato, loro sono 6 volte campioni d'Italia come squadra, vero? Senti, dove avete fatto l'ultima gara? Sì, le ultime gare le abbiamo fatte a Palermo, Caorle, diciamo queste parti qua, poi anni passati anche da altre parti. E siete tornati vincitori anche questa volta. Invece qui ho un gruppo eccezionale, il capostipite del gruppo è qui vicino a me, ecco qui. Allora, come si chiama questo gruppo? Questo gruppo si chiama i Maccabarri Folk ed è nato come gruppo i Maccabarri nel 1990 e da 4 anni fa è nata la sezione folk. Io direi di spostarci perché vedo tutti i ballerini pronti, perché adesso dovranno farci vedere un ballo particolare, un ballo dove dovranno, sempre danzando, formare un fiocco, giusto? Un nodo? Sì, il laccio, questo ballo è chiamato il laccio d'amore e veniva eseguito proprio in occasione della vigilia delle nozze. E questo ballo è antico e consisteva nell'intrecciare, come vedremo, e nello strecciare queste corde. E c'era la particolarità? Certo, perché se l'intreccio
che lo streccio, se così vogliamo dire, riusciva bene, era di buon auspicio alla coppia. Per la coppia, altrimenti era un consiglio per non andare avanti con le nozze. Esatto. E adesso è arrivato il momento di dare i saluti, un momento dolcissimo, perché mi hanno preparato una torta meravigliosa, proprio appunto dedicata a Terre Meravigliose. Ragazzi, ma voi siete soltanto i portatori oppure siete gli artefici di questa torta? Siamo anche gli artefici, perché è la nostra pasticceria che ha realizzato questo dolce in onore della città di Penne, con una crema allo zabaione e delle mandorle tostate, molto molto buona. Mamma mia, io direi di andare subito con un assaggio, eccolo qua. E vi do l'appuntamento a martedì prossimo, non mancate, 23:45, Rai 2, Terre Meravigliose!